Ciao a tutti in questo nuovissimo. Metti l'audio? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Pizzi. Oggi in questo bellissimo nuovissimo video parliamo della mia vita di cui la gente accusa a random le persone perché si deve attaccare a qualcosa contro di me. Con mille prove Andre, hai ucciso scritte. tu Kennedy. Sono stato io. Sì, io mi chiamo I am Satana. Piacere, voglio presentarmi. Io I sono il am nuovo Satana. Satana. Io sono il nuovo Satana della situazione. Qua scarichiamo merda su persone a caso, no? Esatto. Fizi, ma perché la gente è così? Perché Monopoli è passato di moda, la giochiamo a insultare, anzi a dire cazzate sugli altri. No, su Andri, su Andri, per favore, Su specifichiamo. Andri, Perché perché. la vita è questa. La vita è una bellissima cosa. E adesso ci raggiungerà anche un ospite via telefono, perché la vita è un hobbit longobardo. La chiamata a casa La chiamata a del casa milionario. dell'eredità. Del Sentiamo. milionario, casomai. Il milionario, sì, proprio, proprio, guarda. Qua bisogna parlare con l'accusatore della vita. Che poi alla fine, veramente, uno quando si sveglia con queste notizie ti fa aprire i fori dal culo. Mi si sono aperti. Ma proprio stavo sbudellando sangue da tutte le vie del mio corpo. Uè, wayou, Ramon! Allora, hai letto il mio post su Facebook? Cos'è successo? Aspetta, che adesso provo a chiedere a te se sai cos'è successo. In poche parole è successa una storia, diciamo, tra virgolette, che niente, io stavo sentendo in fase amichevole con una persona, ok? Di cui conosco praticamente la sorella di questa persona, ok? Poi, a un certo punto, che dal nulla, io vengo. Mi arriva un messaggio che ho scritto: vabbè, puoi chiamare. Ascolta, appena ti svegli, chiami. Perché sono andato a letto, sai, non dormivo da 24 ore dopo ieri che ho lavorato come un figlio di puttana. È saltata fuori la storia che io sono andato in un video su YouTube di cui non ho mai parlato male di questa persona e c'ho anche un testimone perché io sto facendo il video con un mio socio che facciamo sempre i video e ne parlavo anche con lui, come ho sempre parlato anche con te quando c'avevo problemi, ok? Io sono mai andato in giro a dire di una mia vecchia tipa che è una puttana, a meno che non mi abbia mai fatto qualcosa di male, a meno che non mi abbia mai tradito con un altro. Ma poi non l'hai mai detto neanche parlando con me, Ok, sinceramente. allora mi Diciamo salta che fuori in poche magari parole che io in una chiamata e in un video su YouTube perché dico una mia ex mi deve rispondere. Perché, anzi, no, ho scritto una mia ex che mi deve accettare. Che sappiamo tutti di chi stiamo parlando, di una mia ex che è quella persona in cui. Ecco, perfetto. E che io invece gli ho dato della puttana così a caso a un'altra persona. Cioè, tu capisci che io mi devo svegliare sempre con notizie bellissime. Cioè, io oltre che lavorare e fare figlio di puttana per le persone, devo sentirmi dire certe stronzate. Ma io veramente, ma io mi taglio, mi, se, uno, se mi taglio le vene non muoio, non posso neanche morire, non posso scappare neanche dalla morte, perché mi deve perseguitare la gente a dire stronzate a caso. Ascolta, ma lascia perdere Ho perché alla capito, io fine lascio perdere, però minchia, ma almeno dite un'altra cosa, cioè non attaccatevi a stronzate che c'è anche un video che lo dice, ce ne sono anche 20 persone che lo dicono, perché questo video qua tanto poi io lo carico, e fighe, ci sono prove da 20.000 persone. lo so, però purtroppo si vede che la gente non ci vuole. Ma piuttosto dimmi, guarda, mi stai direttamente sulla minchia, puoi andare a fare in culo e lo accetto più che volentieri, ok? Però finché non dico cazzate, ma perché dovete sparare merda su gente a caso? No, scusa. Cioè, anche parlando con me non l'hai mai detto. Cioè, io non l'ho mai sentito da te sta cosa, sinceramente. Ah sì, ma boh, vabbè, ok. Fatto sta che io sono qua col mio. Vabbè, sai che faccio i video con Fizzi, il canale è quello. Ecco, ma lui invece, poche parole dice che è Monopoli. Pizzi, cos'è che è? Spiegami la frase. Che sono andati a giocare a Monopoli, sono inventati un nuovo gioco. Ecco. Siamo cazzati su Andry. Adesso faremo un nuovo gioco in scatola. L'accusatore. Chi trova la carta Andy diventa Satana. Dai.
Ma così tanto? Ma scusa, ma non... A te non ti piacerebbe quando sei incazzata con qualcuno chiamare ecco Henry? Ecco perché c'è il giubbino rosso, Henry, a lavorare, te. E scadere tutta la tua ira contro di me. Ah, io scemo. Dai. No, io veramente... Ogni giorno che passa rimango sempre più allibito dalle persone. No, perché... prima o poi... queste persone le vengono fuori. Quindi te ne accorgi in poche parole le persone che non ci capiscono una mia famiglia. Che tu... cioè, ci capiscono solo quello che loro non vogliono capire. Ho capito, ma come fai a accusare una persona a caso su 200.000 persone che possono essere, scusa? Lo so, ma purtroppo la gente non ci arriva. È quello il punto, la gente non ci arriva. Spara la merda di qua, di là, giusto per farsi notare, basta. Ho capito. Sarà sempre così. È sempre stato così, sarà così. Ma bellissimo allora il mondo. Devo imparare a fare questo trucco. Mi insegnate? Certo, quando vuoi. Quindi posso anche in poche parole autoaccusarmi, perché tanto gioco su di me. Quindi posso scaricarmi. Non devi pensare, perché comunque tu non l'hai mai detto. Ho capito, però sai, saltato fuori così. Anche parlando magari, cioè da quello che comunque tu avevi, avevamo parlato insieme della tua ex, io non ho mai sentito dalla, cioè che usciva dalla tua bocca una cosa del genere. No, beh, boh, perché non lo so, mi sa che mi sono fumato un canno. Non hai mai parlato male di lei, quindi sinceramente. Boh, allora ti ho detto, mi sa che a questo punto possiamo fare un nuovo gioco. Un gioco a scatola. Sì, manda i requisiti, va, che lo creiamo. Avete già il copyright, non ce la copia. Non parole, cioè la gente non sa più come uscirne, come dire, uscirne fuori, senso che non so più dove sparare merda. Sulle discariche. Minchia, ma no, veramente, ma io ti rimango troppo scioccato. Cioè, io mi sono svegliato con scritto chiamami, che cazzo non... Ma chi ti ha mandato il messaggio? La persona in cui, la sorella. Bella. Perché io sto, tra virgolette, messaggiando con la sorella, ma nel senso amichevole, ovviamente. Niente di... cioè, non stavo facendo nulla di male. Minchia, a un certo punto, ieri comunque ho parlato... dicendo, vabbè, guarda, se vi va potete anche se... cioè, io secondo te vado a dire a una persona, se volete seguirmi, venite a guardare i video su YouTube miei, di cui dopo loro dicono che io gli vado a dire che sono delle puttane, cioè le persone, cioè, ma capisci? Beh, certo. Ma che senso ha? Mi sale la scimmia certe volte, così. Io ci sono rimasto senza il cazzo pure. Dopo questa roba qua veramente mi... qualsiasi cosa che c'è nel mio corpo è caduto per terra. Perché mi fa troppo... cioè da un lato mi fanno ridere, ma da un lato mi fanno girare i coglioni perché dicono stronzate a caso. Lo so. Ovvio che ti gira quando sono un po' puttana. Cioè sai, quando sei quella delle facce, non hai mai detto quella parola, non hai mai parlato male di quella persona. È ovvio che ti girano le palle, Andrea. Allora niente, in poche parole andiamo a fare Blue Whales, il gioco della balena e da balena. E poi vado a fare accusare in via foto al curatore, Andrea. Ieri? Vabbè, lasciamo perdere, va, di ieri com'è andata, perché avevo fatto dalle 20 alle 3. E poi ho ripreso dalle 4 fino alle 10 di stamattina. Alle 3 fino alle... e poi mi sveglio con le notizie shock che io ero praticamente un encefalogramma, perché non capivo un cazzo quanto ero fatto. Ero fatto come una mela. Encefalogramma. Ma figa, come dalle 8 alle 3? Dalle 8 alle 3 perché abbiamo dovuto rifare tutto quello che era stato tolto. Cioè, la persona è iniziata alle 8 e si è tolta del mattino. Sì, e poi ho ripreso alle 4 stamattina fino alle 10 di mattina. Madonna, ma c'era solo anche la... No, c'era solamente sulla Pierina. Ah, beh, allora.
Cioè, c'era la Pierina e il cassiere che ci hanno dato una mano fino a un certo punto. Poi per forza è dovuto rimanere dentro la Pierina perché fa la stessa roba della Manuela. Cioè, praticamente fa come cazzo è la dirigente lì, come cazzo si dice. Ecco, allora per tenere per forza aperto il supermercato devi rimanere dentro una persona di loro e niente, è stata dentro. Poi ci ha dato una mano perché sennò, madò, quelli di Milano li ho dovuti cacciare all'una perché degli aborti correvano più veloce, dei senza mani correvano, andavano, caricavano più veloce. Ma erano sempre quelli di Minchia, lascia perdere, ma sì, una sì, e altri due, uno che in poche parole. Senti questo coglione, ecco Fizi, senti anche te sto coglione. Oh, iniziamo a lavorare. Sentiamo. Allora, la pausa praticamente è teoricamente è ogni 4 ore. Sto scemo di merda, dopo un'ora e mezza mi viene a dire, posso fare la pausa? Perché ieri dovevo decidere io. Perché mi ha detto Michael che dovevo prendere in mano la squadra. E gli dico, vabbè, minchia, se devi proprio farti la pausa, falla. Però dopo, quando andiamo noi, non la fai più te. E sto qua, no, perché devo fumare. Cosa vuol dire? E devo fumare, quindi devo fare la pausa. E ho detto, ah, sì, ok, va bene. E vabbè, vai a fumare, gli ho detto, cosa devo dirti? Minchia, mezz'ora dopo, oh, ma posso fare la pausa? Ho detto, perché? Devo fumare. Mi prendi per il culo, gli ho detto io. E lui, no. Ho detto, ma come, scusa, tu devi andare a fumare quante volte? E vabbè, ma minchia, io fumo e ho questo problema. Cioè, io ogni un'ora e mezza minimo devo andare a fumare. Ho detto, ah sì, vabbè, allora io che non fumo cosa devo fare? Vengo là a tenerti la sigaretta in mano. Questo qua, minchia, ha voluto fare tipo. Qua mi chiamava, uè, bellezza. Ho detto, uè, ciccio bello, sta calmino, non è? Un maschio poi, con la bandana era sto qua a lavorare, che già mica quanti schiaffi io piantare sulla minchia, io piantare la faccia di merda. Allora a un certo punto continuava con sta cazzo di storia, sta cazzo di sigaretta, poi quando è giunta la mezzanotte, che erano 4 ore passate, siamo usciti a fare tutti sta cazzo di pausa, e sto qui si è fumato 3 sigarette in 10 minuti. Ho detto, 3 sigarette, si è fatto 3 sigarette in 10 minuti, se le è rollate e se le è fumate pure. Ma scusa, perché lui ha fatto un'altra pausa? Lui non doveva fare la pausa dopo la Sì, lo so, mezzanotte. però sai, se gli dicevo di non fare la pausa, sto qua gli alzavo le mani. Fizzi, lascia Ho perdere. capito, ma anche domenica l'abbiamo fatta dopo quante ore. Sì, no, beh, certo, ma ho capito. Io dico sempre, ascolta, per me potete fare quel cazzo che volete. Basta che usciamo. Vabbè, lì non c'era la media. Lì infatti non ho detto facciamo quel cazzo che volete. Io c'ho sta teoria. Fate quel cazzo che ci avete voglia. L'importante è che usciamo con sta cazzo di media, se c'è la media. Se non c'è la media, poi vi beccate le segnalazioni, perché io vi ho fatto fare quel cazzo che volevate. E questa qua è la dimostrazione che non ci si può fidare delle persone come voi. Boh. E questo qua era il tutto. Oh, sto scemo nito, puttana troia, pur da spararsi i cannoni su sta minchia di sto bancale seduto fuori, io non faceva, era lì con sta sigaretta in bocca. Poi a Luna gli ho detto, vabbè dai, li faccio uscire, lui, minchia, grazie, zio, non vedevo l'ora di andare fuori a fumare. Minchia, è passato un'ora quando ce ne fumate tre, puttana troia. No, io qua veramente mi devo riempire con una siringa piena d'aria io. Che gente spasmo lesbian. Beh, fatto sta è questo, no? Cioè, io, vengo accusato di robe insensate. Ecco, allora, una roba molto eccitante. Ah, ho capito, sì, però sai, cioè, così a random, come dice il nostro gran buon Fizzi, il randomcismo. No, lasciami perdere. Tanto comunque sparano marrone, non se la intendo fidati. Sì, no, ma tanto ormai è un'abitudine, quindi a me non me ne frega un cazzo, sinceramente. Però minchia, a me non inventa nemmeno una. Più bella. Lo so, però ti girano un po' le Minchia un po', non ho fatto niente, ci mancherebbe. Un conto se gli ho detto veramente sei una grandissima troia, minchia. Allora ti dico, vabbè, minchia, non posso neanche star qua a girare intorno. Ma figa, dopo 2 secondi gli ho scritto subito a Fizzi per dire, Fizzi, minchia, guarda, oh zio, guarda cosa dicono. E sto qua dice, ma che tipo per dire? Cioè, ho inviato anche tutti gli screenshot a questa persona che ho scritto la roba e viene a giustificarsi in questo modo, senti, eh? Dove cazzo è? Vabbè, però vai avanti e creati un'altra vita. Ma perché queste cose? Scusa, ma cosa vuol dire? Come dicono, spariamo merda qua, spariamo merda là, quindi basta. E quindi vado a sparare merda nelle discariche con Fizzi domani. Esatto. Vuoi venire anche te, Ramo? Andiamo Certo, a sparare. andiamo. Che bello, spariamo merda. Insieme. Madonna.
guarda, io non ho parole. Io meno. Mi sa che dorme con un sacco di merda. E va in diretta no, stasera. Quindi se si becca ma anche. Adesso che va a dormire. Minchia, io sono andato a letto, ho dormito tipo 3 ore. Poi basta, non ci sono più riuscito. Mi sono svegliato con un. È 10 stamattina. Come ci vediamo stasera questa di Milano? Cazzo dici? Infatti tu. No, mi ha scritto quella di Milano. Mi è arrivata una news da quella di Milano, Silvia. Ma stasera ci vediamo? Punto di domanda. No. Io mi rifiuto di vivere così. No, anche perché mi sa che se vado a lavorare a Milano poi mi arriva un altro messaggio di qualche altra persona che ho scritto che ho detto qualche puttanata. Non posso più dormire io. Vabbè, niente, dai, il resto è tutta la solita merda. Ho capito, minchia, ma te pensa un attimo io, cioè io non riesco ad andare da una parte o da un'altra parte che mi devo sempre prendere un'inculata random. Cioè, non Perché è so. giusto così, allora. Vabbè, certo, adesso magari i Fizi, non so, andiamo a Garden dei Fizi e casualmente arriveranno le signore a dirci siete stati voi a far cadere la Hai rubato gli giostra, a zaini. rubare gli zaini mentre facevamo Blue Whales. Ma vaffacola. No, ti prego. Prego, io veramente faccio i cerchi nel grana. Andrei, guarda Aspetta che l'immagine mi che ti ho devo inviato, Andrei. adesso portare la calamita. Così? Mi hai Serve tua calamita. portato una calamita? Ho detto più tardi. Sì, sono oggi non ci sei. Mi devo vedere con tua sorella. È Per vero? la calamita. Ma venite qua? A casa mia? Ah. La truffa. Perché è il nuovo gioco che si chiamerà La truffa di Ender. Ci giochi? Lo compri? Perfetto. Facciamo anche l'app per il telefono, poi Andrea. È vero? Ma mi stanno arrivando giunte notizie dal mio manager che faremo anche l'app su telefono. Sai quel gioco che c'è il mage, c'è l'Aladin lì, Anakin, che ti indovina le persone? Ecco, Indovina chi? invece indovina chi? No, no, è Anakin, quello che tu gli fai le domande e poi salta fuori Jack Sparrow e te dici, come cazzo fate a indovinare sto frocio? Ecco, faremo un gioco In cui tu solo Andy la risposta. in cui la risposta è tu hai qualche problema e salta fuori Andry. Con tutte le Questo mi immagini odia due diverse. volte. Vabbè, ho capito, ma scusa, Andry, poi uscirà Andrew. È ovvio, cambia. Ah, beh, allora. Dipende da quanto è grave la roba, ti uscirà una fotografia mia. Ma non capisco tutte le risposte. Perché poi non ha più nessun fascino, Ma dopo lo facciamo gli aggiornamenti anche. Forse uscirà contro Fizi. Contro Ramona. Devono prendere anche il season pass con i DLC, È Andy. vero, poi c'è il Season Pass che devi costa 50 euro e verrai aggiornato sulle mappe nuove degli insulti alle persone. Le Non mimetiche penso. per Andre. Vengo anch'io stasera, dove andiamo? Ah no, aspetta, ma fino a che ora stiamo in giro? Perché io poi alle 10, alle 9 e mezza 10 c'è la partita di FIFA di campionato. Boh, senti mia sorella, digli che se non è fino a tardi vengo anch'io. Va bene, se è fino alle 8:30, però non c'ho fame, mica oggi non ho neanche mangiato. Dopo le notizie che ho provato, butto figa. Sai che in 2 settimane sono dimagrito 6 kg e 2. Perché? Miami, capitale della Florida. È in diretta, è in diretta, avete sentito, eh? Dichiarazione, eh? Attenzione, attenzione. È in diretta, ha detto una roba in diretta. Fizi? Matrimonio. Siamo in Confermato. diretta Io live. testimone. Io testimone. Una persona che mi ama! Allora c'è! Il giorno Anche io, dopo Andrew. muoio. Ci sarò sempre. Ah, ok. Grazie. Però dice già Fizi. Fizi mi ama, secondo me. Io e Fizi abbiamo Sì. litigato un anno. Non ci siamo più parlati. Poi siamo ritornati Adesso. più duri di prima. Che Esatto. pisello. Beh, ovvio. Comunque, Ramo, minchia, non ce la faccio più io. Però tu ci sarai, egli ci sarà. E lì ci saranno, diglielo. Ci sarò.
Ma sai che mi è venuta in mente una storia che non so se proprio potrebbe avere un senso? Ma se tipo io mi sposo con me stesso, potrei mai litigare con me stesso? Certo, è colpa tua dopo. No, Non è una bella idea. ma è colpa mia poi alla fine, se sarà sempre colpa mia. Ah. Non lo so, io voglio solamente fare la pace con il pianeta Terra. Onesta, onesta. E vabbè, allora niente, mi fai sapere te per stasera l'orario? Che fino a quando? Però offri te, vero? Offri te, kebab, patatine, Big Mac. Vabbè, scusa, ho capito. Dopo 6,5 kg che ho buttato giù dovrò ringrassare un pelo, no? No, non mi... no, nessuno, no. 6, alle 6, che ore sono? Va bene, basta che guida mia sorella. Sì, dai, esco, che tanto almeno racconto la storia anche a mia sorella. Che voglio sentire. No, a mia sorella non posso raccontare niente perché quella lì mi spara merda da tutte le parti, poi. Ma cosa? Figa, arrivo a casa lo sa anche mio amico. Cos'è che è successo? Mio papà, cos'è successo, pa? Ma... Me l'ha detto Silvia. Strano che gira voce da Silvia. Quando mai non gira una roba contro di me che arriva da Silvia? Ma no, infatti, è così dolce che le rose con le spine sono così delicate a confronto. Cosa? Minchia, da me le persone ovunque ormai mi fanno girare i coglioni. È vero? E io invece come sono come persona? Ecco, aspetta, aspetta, Merda. aspetta, ecco, dillo. Bravo, poi. Dimmi un po' di robe che però. Vere, eh. Puoi dirmi anche che sono un grandissima merda che rotola giù dalle montagne come i botoli, se no. Infatti, Ah. Andrea è Peccato. una merda. Grazie, tizio, che No, ti sei amo. bravo. Peccato che la gente non c'è un cazzo da fare. Minchia, ma ti rendi conto? Però, di la verità, ultimamente con tutte le storie che ti sto raccontando mi stanno girando tutto da colpa mia, anche se non sono assolutamente robe vere, o sbaglio? Un po' tu, No, Andrea. Minchia, una volta che c'ho ragione della mia vita di merda insensata. In realtà non hai ragione, me lo dici con Non pietà. è così, non è che hai sempre adesso ragione, hai sempre avuto ragione, Sì, ho capito, ma dopo tanto vabbè Andrea quando... Macchietta ha detto certa gente pur di farsi butta merda sugli altri. Mi piace. Sai com'è, lasciali dire, lasciali fare, perché solo così si accontentano. No, vabbè, ma infatti, vabbè, oh, niente di... Vabbè, allora quindi alle 6, alle 18... Vabbè, però tu senti mia sorella prima, dai, così mi... Ok, Penso che per le 5:30 lei passa da casa. però fai così, mi fai un favore, dì a mia sorella fino a quanto ora state, poi mi fai sapere per messaggio. Sì, quando si sveglia, no, vado là, gli do due sberle. 5, 5. Minchia, oh, sperando che non mi viene il cagotto. Perché ultimamente con l'ansia mi sta venendo solamente i cagotti. Ho capito, è colpa mia. Mi fate venire gli attacchi di panico tra un po'. Ah, ok. Vabbè, Doraemon. Allora ci becchiamo dopo. Doraemon. Oh, minchia, Ramona, Doraemon, Doraemon. Ramoscello. Cosa? Cosa? Chi? What the Colpa fuck? tua, Andy. Sì, ammazzatemi tutti. Non riuscirete a uccidermi perché sennò sarebbe troppo semplice. E poi chi è chiuso? Cosa? Come se... lo so, io invece sai che sono un grandissimo pezzo di merda che deve morire? Io riposo l'ho fatto giovedì, ma a quanto pare dopo i 3 turni che mi sono fatto ieri non capisco che senso ha fare un riposo. Mi sento un po' un piccolo hobbit in questo caso.
E vabbè, è così Ramone, è così. Allora ci becchiamo. Aspetto un tuo messaggio, mi raccomando, mi Va fido. bene, Ok? dopo appena ci sarà tua sorella, inizia, ti faccio sapere. Perfetto, allora ci si Perfetto. sente dopo. Va Un bene, saluto dalla mamma. adesso Un saluto da Satana. I am Satana. A dopo. andiamo. Come no? Io mi sento così. Sei? Ma come no? Mi sono fatto anche il tatuaggio di Satana sulla mano. Sì, sul culo, sul fanculo, va, un'uscita. Insulti anche tu. Si è svegliata mia sorella perché ho sentito tipo una botta contro un muro. Mi sa che boom, headshot bitch. Quando preso anch'io lo scaffale con porca troia ancora la Oh, dai, non fare così. sirena. Non Sono arrivati oggi. è mai stato semplice per me. Tutto No, dai, non mi dire così. Comunque, fatto sta che allora niente, ci si becca più tardi, va bene. dai, allora. Ci Ok. sentiremo dopo. Ok, Ok, ciao Ramo, coraggio, ciao, buona ciao. giornata. Ciao, ciao. C'ho Ciao, ciao. due testimoni? Dobbiamo chiamare il terzo? No, non lo voglio, perché mi sono rotto il cazzo. Bravo, devi Voglio cagare un po' Fizi. Bravo. Fizi. Tipo Quindi Andrea ha che mi fatto scrivi? dei gol anomali. Hai fatto dei gol anomali? Minchia, mi sento un anomalo. Minchia! Ma Fizzi, come possiamo concludere questo video? Cioè, nel senso che bisogna avere una Raga, conclusione. buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono. Ma Maggi, uno che lavora con me mi scrive cosa è successo. È successo che sono scopato male da solo. Mi Morto. sono cacciato una ventosa nel culo Esatto. e sono morto perché mi è uscito il culo dall'ano. Bello. Comunque, fatto sta che spero che questo cazzo di video lo ascoltino queste persone. Io spero di no. Poi. Cosa? No, esplodino no, perché alla fine io non ho fatto nulla. Però giuro che, guarda, lo ascoltano. Poi, anche se non vengono a dirmi la realtà, cioè nel senso che sono loro che si sono attaccati a qualcosa pur da farmi saltare, minchia, tipo Borsellino, tipo la mafia sembro io, devo farmi saltare per aria. Fizzi, devi far tu la conclusione di sto grandissimo video The Truck. Conclusione è la cosiddetta morale è colpa di Andre. Di Andre, grazie. Hashtag colpa di Andre. Voglio Hashtag 150.000 like. 1.000 commenti, ho scritto hashtag colpa di Andre. 1.000 commenti. Mi raccomando, più mi offendete e più vi Meglio è. divertirete. E più vi divertirete. Trovatemi come punto di sfogo. Se avete problemi con i morosi o con le persone È o con gli colpa di aborti Andre. che Minchia, camminano. però attraversa linea di Shalawi da fuori, no? Dai, però Fizzi che mi Posso. fa attraversare riga. È colpa di? Di chi è colpa? Andre, porca puttana, un po' di Esatto! sfiga, Grande Fizzi! E Grande niente, va bene, Fizi. ciao! Anzi, arriviamo a 30 minuti, dai, siamo a 28, Fizzi. Di qualcosa, racconta un po' Giusto. della tua vita. Cos'è che dici te della Allora, tua vita? oggi c'è stata la corrente al lavoro e quindi ho No. detto minchia faccio festa anche oggi, no? Adesso E ho quella è colpa l'impianto di? Non elettrico. Andri. No, Non è colpa di. beh, non è una colpa, è una fortuna quella. È Ah, stato l'impianto quindi. elettrico e quindi stasera non dovevo lavorare che ho la notte e invece l'hanno sistemato e quindi stasera alle 10 vado a È lavorare. colpa di? Ed è colpa di Andre. Madò, queste qua sono le vere emozioni della vita. Mi sono dato fuoco. No, erano 9 uccisioni di fila e mi sono dato fuoco. Ma perché, Fizzi? È colpa di Andy, qua è colpa È mia, però. colpa tua? Qua mi sono lanciato io Ma il bombarolo esplosivo sul culo. Minchia, ne buono. sto ammazzando un botto. Questo 14-6 sto facendo il devasto anale in questa mappa. Io ho vinto prima 3-0, adesso sto qua 2-0. Quando, se perdi, ogni volta che perderai una partita, se ti mollerai con l'amorosa, se ricordati, farei qualsiasi cosa che è brutto, Colpa tua. tu potrai ricordare di me. E poi mi chiedo, io invece che sono un mezzo youtuber del cazzo, perché io non sono capace neanche a fare, sinceramente, io c'ho Fizzi che mi dava una mano, adesso beh, lui è preso dal lavoro, a editare, io quindi sono un piccolo youtuber di No, merda, ma non è che ti però. do una mano, sono l'unico che è capace, che è diverso, però Esatto, se lui editava, tagli. io invece faccio i video, lui faceva i tagli, faceva quel cazzo che doveva fare, perché lui è un pro gamer. Lo Io so. faccio le kill e lui fa le altre cose. E niente, io sono un piccolo youtuber di merda, ma non riesco a capire come fate a seguire così tanto uno che dice saluta Antonio,
E non potete seguire uno che vi Che è può colpa aiutare a sua? scaricare colpe. È bravo a incolparmi. Ma scusate, ma quando... Perché siete così? Perché? Perché la partita Adesso finisce? E ci visto sarà che mi ha sempre. fatto gol, per dispetto gli faccio melina fino al 90esimo. Gli fai melina e poi gli scrivi un messaggio con scritto: è colpa Colpa di di Ender. Andri. Bravo, deve spopolare. Qua c'è gente che mi spara e manco la vedo perché sono cieco. No! Eh? Pareggiato. No! Sono stato 85 minuti 2-0 e ho Insultami, fatto due insultami. gol in 2 minuti. Andri fai schifo, porco. No, quella no perché sennò ci bannano il profilo. Quindi puoi dire tutt'altro. Vai, è finita anche a me la partita. Devi fare 2. il tuo saluto. Il tuo saluto contro di me, per forza, Regà, ci sta. buongiorno. Rega, Che buongiorno. coglioni. Porca puttana, ho preso traverse linea dappertutto. Porca messina, Sono. 3. Guarda! Donna No, no. Roma, prendila! Cristo! E niente, Dai, non ragazzi. È ci tutto credo. qui. Che Al figlio di prossimo puttana, che sai video. che muori! Devi Boom! Ah, morire, come Andri. sto sbordo. Come io devo morire? Ah, Buongiorno, no, ragazzi. Ciao!